Stamattina abbiamo annunciato alla città che in caso di vittoria di Marco Galdi ci sarà un vice sindaco al suo fianco, l'onorevole Giovanni Baldi, che ha dato la sua piena disponibilità a proseguire un percorso comune che ci ha visto già impegnati in questi anni al servizio della nostra comunità. Era doveroso non disperdere quel patrimonio di esperienza, di capacità, di conoscenza dei problemi che Giovanni Baldi ha maturato in tanti anni di esperienza politica. Era anche, come dire, il giusto riconoscimento per un grande impegno che Giovanni ha avuto in regione in questi anni e che ci ha consentito di risolvere grossi problemi come il problema dell'ospedale, come i tanti finanziamenti che sono giunti e che rappresentano ancora un'opportunità da sviluppare. Io ringrazio Giovanni Baldi per questa disponibilità, ringrazio tutta la nostra classe dirigente che ha fortemente voluto questa indicazione di Giovanni come futuro vice sindaco. Sono certo che insieme potremo continuare a servire la nostra comunità favorendo la sua crescita economica, il benessere, soprattutto in quelle parti del territorio da cui Giovanni proviene, che Giovanni maggiormente rappresenta, cioè le realtà frazionali, per le quali ci spenderemo particolarmente nel prossimo quinquennio. Dottore Giovanni Baldi, la continuità dell'impegno che lei insieme al sindaco Marco Galdi ha avuto questi anni per portare a Cava dei Tirreni finanziamenti, interventi particolari, leggi particolari, potrà continuare, perché il sindaco Marco Galdi ha annunciato che nell'eventualità di una sua vittoria al ballottaggio sarà della sua squadra. Sì, innanzitutto io lo ringrazio per aver scelto me come suo vice se dovesse vincere questo ballottaggio, e naturalmente il mio impegno sarà massimo, soprattutto l'impegno che continuerà in regione, avere rapporti con la regione per tante iniziative che non si sono ancora concluse e quindi bisogna ancora di interloquire con i dirigenti, con i funzionari. Quindi la mia esperienza consiliare, che è stata importante, consentirà di accedere più facilmente presso gli uffici, quindi di verificare quanto prima possibile ancora situazioni positive per Cava dei Tirreni. In più è un impegno per la città, che ho dato per la città di Cava, per i cittadini di Cavesi, che naturalmente riprenderà appena ci saranno notizie positive per il ballottaggio, e con abnegazione, come sempre ho fatto per il mio impegno politico a favore di tutti i cittadini. Il ballottaggio, la sinergia che ha prodotto ottimi risultati per la città, Marco Galdi, Antonio Barbuti, Giovanni Baldi, si rinsalda, perché oggi c'è questo annuncio del sindaco Marco Galdi nella sua squadra assessoriale come vice sindaco, Giovanni Baldi. Sì, è qualcosa che andrà nel segno della continuità. Io nel mio intervento ho voluto anche evidenziare il ruolo che ha avuto la minoranza in questi 5 anni, un ruolo altamente responsabile, quindi la continuità ci sarà anche per questo. Noi ricercheremo sempre un rapporto diretto con la minoranza, qualora dovessimo vincere, ecco, loro di cercare sempre quelle soluzioni che possono portare sempre in alto quelli che sono gli interessi della nostra comunità. A prescindere da tutto, la presenza di Giovanni Baldi rappresenta, come io dicevo nel mio intervento, anche il segno della continuità, del disgelo e del rilancio della politica, perché Giovanni, come me in particolare, è una persona molto moderata, molto equilibrata, serena, riesce a interloquire con qualsiasi tipo di forza politica, e quindi noi dobbiamo fare in modo che a Cava dei Tirreni ci possa essere quello che ho predicato in 5 anni facendo il Presidente del Consiglio Comunale, ci possa essere la semplificazione della politica. Non ci può essere il proliferare di tantissime liste civiche, bisogna che ci siano i rappresentanti del popolo, ma che il popolo venga posto nelle condizioni di poter capire, di non poter assistere a quello che abbiamo assistito in questa campagna elettorale. Ben venga la partecipazione, ma è stata così dispersiva che alla fine forse anche noi, che avevamo un po' di esperienza in più, ci siamo trovati in questo stato di fatto. Quindi io ritengo che con Giovanni Baldi non solo noi avremo la possibilità ancora di poter avere dei canali preferenziali, in che senso? Non perché ci devono agevolare, ma di conoscenza dei procedimenti amministrativi, perché Giovanni, oltre che essere un politico, anche lui viene dalla pubblica amministrazione come dirigente sanitario, ha lavorato bene alla regione, continuerà a farlo nella veste di vice sindaco, e quindi anche chi sarà il governatore, il governatore De Luca, i rapporti dovranno essere sempre di cordialità e di reciproca collaborazione. Per cui io personalmente mi sento
sento fiero e orgoglioso non solo di quello che è successo con Giovanni Baldi, ma anche della risposta che c'è stata da parte dei nostri concittadini, perché sono stati molto riflessivi in questa prima fase e io lo invito ad esserlo ancora di più, non perché dall'altra parte ci siano chissà che cosa, ma è solo nel segno della continuità che si possono risolvere i problemi delle comunità. Quindi rispetto massimo per chi sta oggi dall'altra parte e dice ha elaborato e spiega il suo programma, ma io credo che i cittadini su questo devono riflettere. Diamo il segno della continuità, solo così si può avere un rilancio della politica e della nostra gente.